Ciao ragazzi, io sono Alex Z e vi do il benvenuto in questo nuovo video su GTA Online. Siccome ieri mi avete chiesto: ma Alex, come mai l'auto massacro ha questo colore particolare, questo colore opaco qui? Io questo qua praticamente è un colore opaco per le scelte. In questo video vi spiegherò come averli. Innanzitutto entriamo nello Santos Custom. Io ho scelto la massacro perché è una macchina che a me piace molto e va bene questo colore. Dopo andiamo in verniciature, colore principale, e andiamo su opachi. Scegliamo il colore opaco che volete. Io ho scelto il blu perché mi piace molto. Adesso andiamo su metallizzati e usciamo. Dopo andiamo sulle ruote e dobbiamo mettere accessori ruote, togliere personalizzate e rimetterle. Dopo andiamo di nuovo su verniciature, colore principale, e andiamo su pelle scinti, così ci saranno sbloccati sugli opachi. Infatti vedete, guardate quanto è bella l'effetto che dà questo effetto, diciamo come se fosse brillantinato. Potete mettere qualunque colore, se mettete anche il bianco verrà questo blu chiaro particolare. Ragazzi, questa è una colorazione molto speciale che funziona qui sulla patch 1.18. Pensate che io l'ho scoperta nella patch 1.11 tantissimo tempo fa e non l'hanno mai patchata questa cosa. Potete scegliere qualunque colore perché funzionerà tutto. Questa cosa funziona con ogni tipo di macchina, che chiaramente potete cambiare il colore. Scusate che fuori è buio, ma non sono riuscito a farlo quando era giorno in GTA. Quindi ho detto facciamolo di sera e ci mettiamo sotto un faro fuori, così per farvi vedere un po' l'effetto come viene. Infatti viene molto bene. Adesso infatti mi andrò a mettere sotto il faro. E guardate ragazzi, questa è la macchina per le scelte opaca. Molto bella, viene questo effetto schiarito sopra il blu. Davvero un bellissimo colore. E ragazzi, volevo anche dirvi che ho creato la crew, si chiama The Z Crew. Vi metterò il link in descrizione. Iniziate a richiedere l'iscrizione, che io ve l'accetto. Domani arriverà un video su tutte le iscrizioni della crew, tutte le regole. Ho fatto crew agli inviti perché sennò entravano di tutti, non si capiva niente. Quindi voi inviatemi l'invito, così io ve lo accetterò sicuramente. Ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare tantissimi like e condividere il video, perché volevo farvi una sorpresa. Se arriviamo a 200 iscritti velocemente, volevo fare un piccolo raduno con voi. Magari lo registrerò anche di pomeriggio, perché tantissime persone mi stanno chiedendo di giocare insieme. Quindi voi entrate nella crew, così almeno già siamo uniti in questo gruppo. A 200 iscritti facciamo il raduno. Ragazzi, da Alex Z è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!